Ciao ragazze, nuovo video. Oggi un video haul, anzi un mega haul direi. E era un po' che non ne registravo uno, infatti stavo guardando il video precedente e tipo l'ultimo haul risale a circa più di 2 mesi fa. E quindi ho detto, ho accumulato abbastanza roba, cerchiamo di fare questo haul. Anche perché nel frattempo volevo parlarvi di alcuni prodotti che in realtà non mi sono piaciuti proprio per niente. E volevo sentire anche un po' le vostre opinioni. Inizio a farvi vedere le cose di vestiti. Le ho appena comprate, quindi mi ricordo sia i prezzi, sia i negozi, sia tutto, insomma. Vi avevo già parlato di questo negozio, si chiama Less, e molti di voi mi hanno detto che già lo conoscevano. Io in realtà non l'avevo mai sentito nominare prima. E è l'unico negozio dove riesco a trovare dei pantaloni barra jeans. In realtà ci sono anche pantaloni eleganti. Comunque è un negozio molto carino e la cosa più bella secondo me è che non costano molto le cose, quindi accessibile a tutti direi. E i tessuti sono fantastici. E avevo già comprato un paio di jeans in questo negozio e sono tornata per vedere se c'era qualcos'altro. E infatti hanno messo fuori ovviamente tutta la roba estiva e ho trovato questi fantastici pantaloni bianchi. Che sono fatti semplicissimi, anzi, tra l'altro sono bellissimi perché sono anche a vita bassa. Ormai trovare un paio di pantaloni a vita bassa è praticamente impossibile, e questi qua invece sono a vita bassa e vanno giù praticamente stretti sotto, quindi sono fantastici, sono morbidissimi e questi qui li ho pagati intorno alle 20-25 euro. Io vi consiglio di guardare su Google in realtà dove si trovi vicino, insomma, magari vicino al vostro paese o magari c'è anche addirittura vicino a dove vivete, insomma, vi consiglio di andare a vedere questo negozio perché secondo me è bellissimo e non è secondo me molto conosciuto, quindi molti non sanno in realtà che è fantastico dentro. Poi, questo invece l'ho preso in un negozietto tipo il Max Moda, quindi i negozietti di cinesi. Ho preso questa fantastica gonna, che sono quelle che si usano adesso lunghissime, e ha diciamo, questo elastico che andrebbe stretto in vita, quindi abbastanza alto, come si usa adesso, e io questa qui l'ho fatta già stringere perché era molto larga, l'avevo provati e il prezzo era intorno alle 17-18 euro questa gonna, e, però è fantastica, cioè mi piaceva un sacco e ho deciso di comprarla lo stesso nonostante praticamente era molto larga. Mia nonna, per fortuna, ringraziamo, fa la sarta, quindi mi sono fatta subito stringere e ha fatto un lavoro eccezionale, poverina, perché ha tolto tutto, insomma, ha tolto tutto l'elastico e me l'ha tagliato, me l'ha misurato e me l'ha ricucito perfettamente. Quindi adesso questo qua è il mio girovita praticamente giusto. Cioè girovita, insomma, sì, qua in alto. Poi stamattina proprio in un negozio, in realtà è insieme a Pittarello. No, non è Pittarosso perché alcuni hanno cambiato già il nome, altri no. E in realtà dove sono andata io stamattina è rimasto ancora Pittarello e dentro a Pittarello ci sono anche dei vestiti. Non so se anche dove abitate voi, insomma, ci sono sia vestiti che scarpe. È un po' come la Ritmo in realtà, credo che sia. Soltanto che le marche dentro i negozi della Ritmo secondo me sono molto più care. Invece dentro i negozi di Pittarello ho trovato tutto, cioè mi piaceva tutto. Infatti anche con mia madre ho detto dobbiamo uscire altrimenti svaligiamo il negozio. Devo dire che abbiamo trovato un po' di cose. Io vi faccio vedere solamente quelle che ho comprato io perché mia madre se le è già messe via, quindi vabbè. Allora, ci ho ancora attaccati i cartellini, quindi è perfetto. Ho comprato questa maglia blu che è bellissima, cioè è trasparente, però sopra poi ha queste frange che la rendono praticamente non trasparente ed è fatta così. Quindi è sbracciata. Io ho preso una taglia S, ma vedete che comunque è molto larga, però è la più piccola che avevano, e l'ho pagata a 16 euro. E in realtà, secondo me, i prezzi di questo negozio sono molto simili ai negozi dei cinesi, perché in realtà tutte le cose stavano fino ai 25 euro. Non ho visto una cosa che costava in realtà più di 25-30 euro. Però tutti i prodotti sono marchiati, cioè, Made in Italy, Made in Italy. E quindi direi che, insomma, per chi so che molti non riescono a comprare prodotti cinesi, e per cui sappiate che questo negozio, insomma, sono tutti prodotti italiani se volete. Poi, altra magliettina, sempre in questo negozio, ho preso questa qui, di questo color pesca in realtà, credo, sì, è un rosato pesca,
che anche questa è molto carina e va giù, sembra larga vista così, però l'ho provata e sta abbastanza stretta, quindi con i jeans sta benissimo. Questa in realtà era taglia unica e l'ho pagata 12 euro, anche questo ovviamente prodotto in Italia. E anche questa secondo me è poco, nel senso che già una maglietta dai cinesi la trovate a 10-15 euro, quindi 12 euro veramente pochissimo. Poi, sempre dello stesso color pesca, ho preso questa qui, fatta in questo modo, quindi qua il collo è abbastanza stretto e ha questa, cioè questa sbracciatura qua e sotto va giù più stretta. Il colore è sempre lo stesso. Questa è taglia unica, anche questa, e è costato 6 euro. Non erano neanche in sconto, quindi io immagino quando ci sarà il periodo degli sconti, io impazzirò in questo negozio e ce l'ho anche dietro al lavoro, cioè proprio la via dietro a dove lavoro io, quindi sarà abbastanza un disastro per me. Ho trovato anche un paio di pantaloni, in realtà era l'ultima taglia che c'era e ho detto li provo, sembravano stretti e in realtà questa è un XS. E era l'ultima taglia che c'era e li ho pagati 24 euro. La cosa bella è che è il motivo per cui mi vanno è che sono molto elasticizzati perché visti così sembravano piccoli. Infatti ho detto vabbè, li provo per sfizio. Però sono morbidissimi e li ho presi perché al lavoro purtroppo non posso mettere i pantaloncini corti o comunque cose corte. Quindi devo avere sempre su un paio di pantaloni normali lunghi anche a luglio, anche ad agosto. Quindi devo cercare sempre di trovare dei pantaloni abbastanza scialli, che non siano magari tuta, perché la tuta non è che mi piace tantissimo. Però ho trovato questi qua, che sembrano in realtà tipo tessuto dei leggings, però è proprio jeans, ma è morbidissimo, che secondo me con l'estate va bene, ecco. E sono fatti semplicissimi, ecco. Vanno giù anche questi stretti, e 25 euro. Poi invece dentro a Pittarello, però questa volta riguardante le scarpe, ho trovato che mi servivano un paio di sandali e questi li ho pagati, anche questi costavano una cavolata, li ho pagati 18 euro, se riesco a farvi vedere, esatto, 18. E tra l'altro mi si è rimpicciolito il piede perché di solito io porto un 38 e ho dovuto prendere un 37, ma non capisco ecco perché, però insomma chi se ne frega. E si sono anche un po' stropicciati, però vabbè, comunque fa niente. E sono fatti in questo modo, quindi non sono proprio bassissimi, hanno questo pezzettino qua che io cerco sempre di prenderli con almeno un pezzettino sotto, altrimenti poi mi fa male subito il piede quando cammino. Hanno la cernierina qua dietro per chiudere e sopra sono fatti così, ecco, molto semplici. Secondo me sono molto bellini, ecco, per 18 euro. Di make-up invece ho preso tre cosine, sempre sotto consiglio, ma questa volta è bocciato, infatti andrò. Non sono indecisa se andarlo a cambiare, ma non so neanche se me lo cambiano. Ho preso purtroppo questo fondotinta della Pupa, che era della Active Light. Fondotinta, attivatore di luce, pelle perfetta, oil free. Questo qua è la colorazione 051. Allora, faccio anche vedere come stava. Vi faccio vedere la colorazione. Come vedete è scurissima per me, ora non so se si vede. Sì, più o meno. Vi faccio vedere un po'. Vedete, è molto scura, quindi è troppo scura. Ma voi mi direte, tu sei fuori di testa? Cioè. Il problema qual è stato? Io sono entrata dentro a Limoni, che è comunque tipo gardenia, roba di questo tipo, e ho chiesto un fondotinta adatto per l'estate e per chi insomma come me ha la pelle secca. Non l'avessi mai fatto, mi ha fatto vedere migliaia di fondotinta, e tra cui anche questo qua. Però non mi ha fatto vedere questa colorazione, mi ha fatto vedere la colorazione più chiara di questa. E infatti io l'avevo provato sulla mia mano e andava benissimo. Dopodiché me ne ha fatti provare altri. Alla fine ho detto: vabbè, il più decente, alla fine costava 13 o 14 euro, mi sembra. Ho detto: il più decente mi sembrava questo qua della Pupa. Quindi ho detto: mi dia quello che ho provato prima. Cioè, sono andata a fiducia. Questa qua ha preso la colorazione sbagliata. Mi fa: ok, a posto, allora quello che hai scelto prima. Sì, benissimo, ha preso questo qua. Io. Sinceramente non è che sono stata a ridirgli se è sicura che è la colorazione giusta, me l'ha provato prima, ha
Appena sono uscita, ho detto vabbè, apriamolo, vediamo, perché l'ho provato subito appena sono arrivata a casa e mi sono accorta che ha cannato completamente la colorazione, cioè non era proprio quella che mi aveva fatto provare. Non so se voleva sbolognarsi di questa tonalità. Comunque, cioè, per chi ha la pelle chiara, 0,51 non ve lo consiglio proprio per niente. Tra l'altro, poi sono andata a vedere anche sul sito e sono andata a vedere anche gli ingredienti di questo fondotinta. Non compratelo in qualsiasi colorazione. In realtà, sinceramente, anche per chi ha la pelle secca, secondo me non va bene. Cioè, non so da dove veniva quella commessa, però vi assicuro che esalta tantissimo le pellicine, soprattutto appunto perché come me ha la pelle secca, le esalta veramente tanto e non ve lo consiglio per niente. Quindi, no. Assolutamente, non so che fine farà questo fondotinta, ma di sicuro io non posso usare questa colorazione. E sempre una presa, diciamo, per i fondelli di una commessa. E questa però ho già trovato la soluzione, nel senso che c'è la mia amica che ha questa tonalità di pelle, quindi riesco a darla a lei. Ho voluto provare la BB Cream della Maybelline, che è questa qui. Questa qua è per pelli miste o grasse. In realtà lo so che non è per pelli secche, però l'avevo provata e mi era piaciuta questa diciamo BB cream. Il problema sono due. Prima di tutto l'INCI ovviamente fa veramente schifo perché al secondo posto abbiamo il dimeticone, quindi però vabbè. A parte l'INCI mi hanno dato la colorazione quella medio scura, cioè per le pelli abbastanza scure. E praticamente c'è la stessa, però dovete vedere qua la colorazione che sia più chiara. A me la tipa me l'ha presa, me l'ha portata in cassa, me l'ha messa nel sacchetto e Ilenia ci ha pizzato ancora. E per fortuna appunto questa me l'ha comprata una mia amica che ha la colorazione più scura della mia, non l'ho mai usata, quindi insomma non l'ho buttata perché me l'ha comprato lei. Però io sarò scema, avete ragione, devo controllare. Controllate ogni volta che le ragazze vi dicono va bene questo e ve lo portano in cassa. Prima di uscire o comunque appena siete usciti dal negozio, guardate che sia la colorazione che vi avete provato, cioè guardate che sia la colorazione che avete provato prima e che soprattutto anche senza le luci che ci sono nel negozio, se effettivamente vanno bene per il vostro colorito di pelle, perché molto spesso con le luci che ci sono dentro alle profumerie o comunque a negozi così, in realtà poi non è mai come quando vedete a luce del sole. Super mega contenta invece per l'acquisto questo qui, che è l'Ovetto, il Lip Balms, che è questo qua. Io l'ho preso ai frutti esotici, credo sia. Praticamente è il balsamo labbra, che in Italia purtroppo non si vende solo all'estero. L'avrete visto sicuramente in tantissime guru americane e l'hanno osannato fino alla morte questo balsamo labbra. Io l'ho trovato su eBay, molti di voi me l'hanno chiesto, l'ho trovato su eBay e l'ho pagato circa 6-7 euro. E ci sono tanti, tanti negozi online dove potrete trovarlo. Calcolate che il prezzo più o meno è sulle 6-7 euro. Sono contenta di averlo comprato e lo uso tantissimo, è molto comodo perché avendo. Potete direttamente metterlo in questo modo, quindi senza fare questo movimento. È molto pesante come balsamo. Tra l'altro l'INCI era 95% naturale e 5% organico. È molto pesante, cioè lascia una bella patina pesante sulle labbra, soprattutto in estate, secondo me non è l'ideale. E noto che me le ammorbidisce però solo nel momento in cui lo metto. Io ho sentito recensioni di questo balsamo dove affermavano che ti toglie tutte le pellicine, tutte le screpolature che le tue labbra hanno. Io in realtà è quasi 2 settimane che lo sto usando e cioè le mie labbra sono morbide al momento in cui le metto, ma quando va via l'effetto della patina, le mie labbra tornano come prima di averlo messo. Comunque, insomma, vi farò sapere. Come mi ci troverò col tempo, ecco. Quindi niente, queste sono le cose che ho comprato. Io vi mando un grosso bacio e vi aspetto col prossimo video. Ciao ragazze!